L'Eagles ha assoluta necessità di punti per togliersi dalle secche di una graduatoria che la vede relegata al penultimo posto in classifica. Il Città di Anzio invece vuole continuare la sua scalata alla vetta detenuta dal grande impero futsal. Ci sono tre punti in palio importanti e carichi di significato nell'ottava giornata della Serie C2 Girone B tra Eagles, Aprilia e Città di Anzio, una sfida che entrambe le squadre, seppur per diversi motivi, non possono permettersi di steccare. Dal palazzetto dello sport Meucci di Aprilia un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Colucci. Per dare avvio a questa partita il signor Perri di Roma 2. Per quanto riguarda l'Eagles, dunque, la gestione del primo possesso. Morgani perde però il possesso della sfera, può ripartire allora adesso la formazione ospite che trova subito il gol del vantaggio, lo segna Galafate. Adesso c'è Herrera all'indietro, prova un disimpegno sbagliando tutto però. Fulco che regala il pallone a Vecino, molto freddo, glaciale, lucido davanti al portiere, lo trafigge, 2-0 dunque in queste fasi iniziali. Frioli prova subito il pallone dentro e poi il pallone che finisce nuovamente in fondo al sacco per la deviazione di Vecino. Ancora Galafate, 1-2 che si chiude, ancora Vecino a destra, scarica un siluro sul primo palo, errore di valutazione da parte di Passamonti che viene infilato per la quarta volta. L'Eagles che continua a gestire male questi possessi, pallone nuovamente perso da Fulco, altra staffilata di Frioli, Abate, tiro nuovamente ribattuto e poi il destro violento, preciso, che termina sulla traversa. Ancora Città di Anzio che continua a spingere a sinistra, il sinistro di punta da parte di Frioli. Campionato finora disputato piuttosto incolore, ha generato questo atteggiamento anche se incredibilmente si divora un gol che sembrava ormai già fatto. Qui ha sbagliato un gol incredibile. Dall'altra parte splendida azione da parte del numero 23 Caruso e poi ancora un destro chirurgico preciso sul secondo palo da parte di uno scatenato Vecino. Prova la verticalizzazione a destra verso Morgani, Morgani mette al centro e di testa non riesce a correggere il capitano dell'Eagles, fischiato un cartellino giallo, invece non è così e batte velocemente la formazione ospite che sfiora il gol in due circostanze, se la cava qui Passamonti che comunque in questo finale di primo tempo sembra aver trovato un po' le contromisure. Bel tiro e bella parata adesso di Terenzi, ancora Abate, chiama in causa Fulco, pensa al tiro che effettua e la deviazione di Morgani proprio a due passi dalla porta sul secondo palo. Poi Morgia si prosegue, attenzione a sinistro da parte di Fulco che arriva in questo momento, rincorsa di Fulco con il sinistro e riesce ad arginare Terenzi, sta facendo sicuramente molto bene il portiere del Città di Anzio anche se non può nulla di fronte a questa percussione, a questo tiro da pochissimi passi, scusate, da parte di Sacchetti che riapre dunque il match. Formazione in maglia rossa, Abate guadagna il fondo, Abate prova il destro da posizione molto defilata, calcio di punizione dunque con Pintile che prende la rincorsa, il destro, deviazione, Abate subito violento il destro, prova ad addormentare un po' il ritmo della gara saggiamente avendo una situazione di vantaggio, ma ancora un pallone conquistato e poi tiro in porta e non riesce a passare, a sfondare qui Fulco, è già dall'altra parte intanto, tutto contestato ovviamente dalla difesa del Città di Anzio. Che gol che si è divorato qui però Morgani all'Eagles che può beneficiare di questo calcio di punizione, punizione a due, il tocco, il gol da parte di Morgani che trafigge per la terza volta Terenzi. A questo punto sì che la partita diventa interessante, ancora Eagles in avanti, pallone dentro e gol divorato. Città di Anzio che prova a ripartire con Pintili, miracolo del portiere Terenzi, scusate, Passamonti, cerca intanto Morgani la percussione, può ripartire Città di Anzio, superiorità numerica, vediamo se riuscirà a sfruttare questa chance con il tiro da parte di Frioli, la parata e il tapin vincente di Pintili. Ancora Riolfo, tiro ribattuto, il palo colpito da Riolfo, sfortunato qui, veramente brutto. Attenzione intanto a questa splendida ripartenza che è stata finalizzata da Fulco, imbeccato magistralmente da Abate. Fischi piuttosto tardivi e spesso non corretti. Attenzione intanto al sinistro da parte di Vecino. E ultimi disperati assalti, ultimi tentativi da parte dell'Eagles. Sacchetti si gira, il pallone che arriva a Morgia che non riesce a segnare, incredibile parata da parte di Terenzi. Città di Anzio che però non riesce più a varcare la propria metà terreno di gioco. Fulco prova il tocco sotto, altro strepitoso intervento di Terenzi. Morgani non va a buon fine
il colpo di testa, il gol che chiude i giochi da parte del numero 20 Galafate. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara, che potrebbe arrivare a brevissimo. C'è giusto il tempo per assistere a questa conclusione, doppia traversa e poi il pallone viene tolto da Terenzi e finisce qui, finisce dunque con la vittoria rotonda ma sofferta del Città di Anzio per 7-4. L'Eagles Aprilia ha cercato dunque di rimontare una situazione iniziale burrascosa dove aveva subito ben 5 gol, non è riuscita in questo intento, alla fine ha vinto la formazione che era favorita alla vigilia di questo match. Città di Anzio che sale dunque a quota 18 punti, rimane a 3 l'Eagles Aprilia. E dunque con queste immagini un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi in voce e da Gianfranco Marceddu che ha operato le riprese televisive.